Buonasera ragazzi, benvenuti a Cinepatia, una puntata speciale in cui abbiamo pensato di gettare il seme della discordia seguendo il titolo suggerito proprio da Alessandro, che è qui con me come sempre. Buonasera Alessandro, come stai? Bene, ciao. Bene? Ciao a tutti. Sì, l'ho suggerita perché giustamente con te abbiamo detto troviamo un argomento di dibattito vero che scaldano i cuori delle persone, e secondo me le classifiche sono sempre un argomento proprio perfetto a questo riguardo, perché dividono, cioè non ci stanno santi per criteri, per i nomi che ci vengono messi dentro e perché la gente non è mai contenta, mai. Se tu fai la lista dei 30 film horror più belli, ci sarà sempre qualcuno che dirà ma come, l'esorcista non c'è, per dire, oppure dirà Shining non è il film dell'orrore. L'ho sentito anche dire questa cosa, cioè per dire che, capito? Ne povero di ogni. E quindi insomma questa sera beccati questa classifica, beccati sta classifica, che era beccate sta classifica, insomma, e questa sera facciamo Italian Edition, edizione italiana, e mettendo assieme alcune classifiche che abbiamo guardato da internet, abbiamo cercato di stilare, con qualche bonus, la classifica dei 20 attori migliori della storia italiana e ovviamente anche delle 20 attrici, cercando di scostarci da quello che è il criterio della semplice popolarità, perché io e Alessandro abbiamo visto dei nomi all'interno delle classifiche che trattano soprattutto la popolarità, che veramente fanno venire i e abbiamo cercato di mettere assieme, insomma, come vedrete, insieme appunto ad alcuni bonus, la classifica dei 20 migliori attori, 20 migliori attrici, cercando di focalizzarci in particolare su quella che effettivamente è la bravura, e discostandoci per esempio nel mondo delle donne da quella che è purtroppo una valutazione che spesso va a calcolare quella che è l'avvenenza, no? delle attrici, per esempio, per fare un esempio, piuttosto che la popolarità degli uomini in termini di altri ambienti, o no Alessandro? Sì, assolutamente, perché la bellezza è legata ancora a un stereotipo, cioè al fatto che l'attrice bella venga giudicata, messa in classifica soprattutto per l'aspetto. Quindi voglio dire, è una cosa superficiale, chiaramente un aspetto superficiale, ma che negli ultimi anni ha visto sempre più chiede, e infatti adesso le classifiche che fanno sono quasi tutte impostate sull'outfit, sul vestito, su cose che non c'entrano assolutamente nulla con l'aspetto e con la bravura, scusami. Con la bravura. Nulla, assolutamente. Ci siamo allontanati completamente anche dalle vecchie liste degli attori più bravi, perché prima venivano fatte con un certo criterio, che era soprattutto quello del merito. Adesso c'entra tutto. Cioè, c'entra l'aspetto, c'entra il glamour, quello che chiamano glamour, il gossip, purtroppo. Sì, esatto, i carpet, eccetera, le comparsate, tutta questa roba qua. Il gossip è uno di quegli elementi che purtroppo, dico, entra nella lista degli attori più bravi, che non c'entra niente, assolutamente niente. Ma e succede con la musica anche, l'abbiamo detto. Così come dicevi tu anche prima, cioè c'è la questione anche di è giusto, una prima domanda, no, che volevi fare ai nostri amici, è giusto mettere assieme, fare una lista mista? No, mi dicevi, è una prima domanda che potremmo porvi, che voi che ci state guardando, insomma, una lista mista fra attori del Gotha, ecco, classici o quelli più nuovi? Eh sì, secondo me sì, perché... Poi vi è un'altra domanda da fare dopo questa che hai fatto tu: se sono all'altezza gli attori di adesso con quelli del passato, perché quelli del passato obiettivamente, noi ce lo siamo detti spesso, sono attori indimenticabili che comunque si sono fatti strada per la bravura, punto, fine. E ha spesso anche della bellezza, assolutamente, anche in loro c'era l'elemento bellezza, ma soprattutto per la bravura, perché piacevano come attori, piaceva il loro stile di recitazione. Quelli adesso sono bravi, ma ci rientrano troppe cose che non contano nulla, non dovrebbero contare nulla in una lista. Degli attori più bravi, non belli. Bravi, esattamente. Perché poi fanno pure quelle degli attori più belli, ma quello è un altro discorso. Esatto, però. Sì. E che dire, allora io andrei a bomba su quelle che sono le classifiche, perché abbiamo appunto da trattare sia quella maschile ovviamente che quella femminile, con alcuni bonus, e in realtà nella classifica maschile incominciamo già come un bonus, nel senso che abbiamo inserito un numero 21 e abbiamo inserito un numero 21, diciamo unitamente io e Alessandro, perché è un numero 21 che ha avuto un valore, oltre che dal punto di vista attoriale che non è da sottovalutare, un valore di cuore, decisamente cuore. Stiamo parlando di un attore, adesso vado immediatamente a farvelo vedere, che si chiama Mario Girotti, però in arte molto più noto a tutti come Terence Hill. Lo abbiamo staccato dalla sua controparte, Terence Hill in questo caso nei panni del classico, insomma, Trinità, e abbiamo pensato che sia un attore che merita di non entrare, ecco, nei primi 20, abbiamo deciso, l'abbiamo unito, ma di metterlo al 21 ad honorem, ecco. Che ne dici, Alessandro? Ovviamente, ragazzi, sì, da qui in poi come dire, fuoco alle polveri, dite tutto quello che pensate, che da qui poi partono i nomi, sicuramente. Esatto. Beh, qua però secondo me c'è un altro discorso da fare con Terence Hill, il discorso dell'affetto. Esatto. Perché è chiaro che noi due abbiamo pensato a lui perché è entrato prepotentemente nei cuori degli italiani con il personaggio di Trinità, insieme, per carità, a Bud Spencer, ma è legato all'immaginario Terence Hill di cazzotti e risate, sì, che lo deve accostare, anche se magari rientra, a questa classifica. Per carità, qualcuno potrebbe dire qui si potrebbe mischiare popolarità con bravura, però spesso le due cose coincidono, perché secondo me lui alla fine era anche bravo, oltre che popolare. Cioè aveva imboccato un personaggio obiettivamente iconico come Trinità, ma aveva fatto film con Visconti, con Pietrangeli. Cioè, quindi Terence Hill, come al solito, non è solo il comico, l'attore legato all'immaginario western, è anche un attore vero. Esatto. Non so se... Esatto. Se sono assolutamente d'accordo, sì, sì, e fa parte anche di una serie di attori che spesso sono stati valutati solo per un certo tipo di contributo al cinema e poi in realtà sottovalutati, se non addirittura svalutati, per il resto della carriera. Del resto c'è anche da dire che giustamente uno dei motivi per cui lo abbiamo messo in classifica è perché effettivamente con Carlo Pedersoli al secolo, o meglio con Bud Spencer al secolo, Carlo Pedersoli, insomma, messo assieme probabilmente la coppia comica, la seconda coppia comica più importante della storia del cinema italiano, perché la prima probabilmente è quella fatta da Totò e Peppino, ecco, probabilmente, anzi sicuramente direi, in ambiente diverso. Sì, ok, è un bonus che abbiamo inserito perché procediamo, perché altrimenti la puntata sarà veramente lunghissima, anche se vogliamo effettivamente sentirvi, ecco, sentire che cosa ne pensate, e andiamo al numero 20, che secondo me già scatenerà delle polemiche, perché al numero 20, ovvero all'interno quindi dei 20 più grandi attori della storia italiana, abbiamo un personaggio che insomma probabilmente scatenerà un po' di malumori, e adesso andiamo a vederlo, perché abbiamo un Valerio Mastandrea. Che ne dici, Alessandro? Tu non eri particolarmente, e neanch'io devo dire la verità, ma particolarmente. Allora, lui attualmente è sicuramente un attore che ha un posto nel gradimento del pubblico, perché sì. Io ricordo che lui veniva dal Maurizio Costanzo Show, te lo ricordi? Sì, aveva fatto la sua prima apparizione lì e dopo sicuramente si è costruito una bella carriera, io non metto in dubbio, perché ha lavorato sia con registi insomma definibili per sé, che poi ha fatto film più popolari, perché insomma voglio dire ha fatto film non vorrei dire più commerciali, ma comunque meno d'autore, insomma voglio dire una carriera variegata. Si può dire anche il problema, bravo, io non volevo dire, è che c'è sempre da dire se debba risultare, e lo chiedo a tutti, una classifica in cui ci sono altri pezzi da 90 invece oggettivamente talmente importanti che non ci possono stare. Io invece con lui mi chiedo se ci deve stare, ok? Esatto, cioè, esatto. Lo chiedo pure agli altri. Secondo voi ci deve stare Valerio Mastandrea? Perché questo poi è, secondo me, il grande tema di liste. Chi c'è esatto. o chi non ci deve stare, chi dovrebbe essere o chi no. Lui, esatto. sì, si è costruito una carriera, ma nella mia personale visione non credo che sia tra i 20 attori italiani più grandi, sinceramente. Vedremo che ci saranno insomma dei nomi che come al solito penserete che ci debbano essere, altri che evidentemente mancano, che potrebbero essere aggiunti, però insomma da Mastandrea, che è al numero 20, il nostro numero 19 è insomma ci richiama immediatamente al teatro, ma vediamo che da Mastandrea al numero 19 insomma facciamo un salto un leggero salto nella storia del cinema italiano. Facciamo un salto, insomma, Eduardo De Filippo, insomma, il forse non il più celebre, ma il più legato al teatro della famiglia De Filippo. Insomma, lo vedi? È il rischio delle classifiche, fare un volo di dare totali, dal passare da un attore bravo quanto vuoi, o magari bravo, questo lo decidono gli altri, ma accostarlo ad un nome del genere, proprio questo il punto. Lo chiedo a tutti, lo dico a tutti: secondo voi è possibile che in una stessa classifica convivano attori indubbiamente decaratura completamente diversa? Perché quest'uomo qui ha rivoluzionato il teatro, non solo napoletano ma mondiale, perché poi tutti, no? Molti conoscono le pièce di quest'uomo qui, ma io vorrei sapere come si può magari accostare una personalità del genere ad un attore che, per quanto bravo sia, io lo dico perché lo dico, non può arrivare a certi livelli. Non so se ci potrà arrivare mai, però personalmente lo credo. No, è incredibile che sia appena al di sopra, insomma, di Valerio Mastandrea, però ripetiamo, abbiamo voluto fare un mix, ecco, fra diverse classifiche ci è venuto fuori un ibrido che ci lascerà un pochettino sconcertati alle volte, salvo proprio quando probabilmente arriviamo al Gotha italiano, che sarà una questione di posti semplicemente scambiati, però vediamo un po'. Quindi 19 Eduardo, sicuramente più dedicato al teatro che al cinema, però Eduardo, il grande Eduardo, mentre al 18 abbiamo un altro Girotti, perché in questo caso abbiamo Massimo Girotti, un attore insomma dalla grande celebrità, e in questo caso entriamo anche all'interno di quegli attori che comunque hanno avuto un'avvenenza importante, no? Anni 40-50, un attore assolutamente che, qua penso ci sta. Conti la memoria, secondo me, qui, perché Massimo Girotti in quegli anni era il massimo divo, mi si permetta questo gioco di parole, era il massimo divo di quell'epoca, dei film anni 40-50, lui aveva fatto film come La Corona in Ferro, Il Processo di Norimberga, insomma, Ossessione, credo che questa sia tratta da Ossessione di Visconti, dove faceva il seduttore diabolico. Quindi, secondo me, Massimo Girotti, la scelta di Massimo Girotti è legata anche molto soprattutto alla sua, anche alla sua avvenenza, al suo aspetto sicuramente, ma al fatto che fosse il primo sedicente di quell'epoca, esatto, cioè quello che il pubblico femminile amava di più. Io so che si scrivevano un sacco di lettere, quindi per dire, no, che in questa classifica era bravo, però contava pure quello che vediamo, cioè, contava pure il look, no? Beh, se non strettamente l'avvenenza, anche il fascino conterà anche per nomi insomma molto più in alto. Esatto, il fascino. Qui lui stabilì un po' un archetipo con questa canottiera, con questo sguardo comunque ambiguo. Perciò, secondo me, in questa scelta ha contato anche lui. Ha rapportato ai tempi da adesso, era ambiguo. Sì, 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 sì. Quindi siamo al numero 18, solo al numero 18 Massimo Girotti, e al salto che facciamo per andare al 17 troviamo quello che quasi tutti quanti qualificano come il commissario Maigret per quanto concerne, sì, il cinema televisivo, ecco, mettiamola così, italiano. Parliamo comunque di un attore sia comico che drammatico enorme come Gino Cervi, e siamo solamente a 3 posti in sopra rispetto a Valerio Mastandrea. Che dire di Gino Cervi? Ecco, pure qui Gino Cervi è Ettore Fieramosca, è Quattro passi tra le nuvole, insomma tutta una serie di film dove anche lui si è imposto. Era uno, Ivola, insomma uno dei questi attori che in quel periodo erano chiaramente fondamentali, lo sono ancora adesso, forse è questo il vero tema, anche se mi permetti, che certo, questi attori non hanno finito di essere importanti con la morte della loro epoca, lo sono ancora adesso. Okay, quindi certo, quanto dureranno gli attori da adesso? Vi chiedo, verranno dimenticati? Più che altro, vabbè, rispetto anche alla versatilità, devo dire la verità che insomma è probabile che attori come Gino Cervi e altri che un attore come Gino Cervi ti imbrocca un personaggio, fa Don Camillo, insomma voglio dire, no? Tu ti devi rendere conto che è popolare perché imbrocca certi personaggi, però è pure bravo a tal punto da rimanere saldo nella memoria. Esatto, esatto. E questa domanda che tu hai fatto a me viene immediata nel momento in cui, abbiamo detto ragazzi, le classifiche saranno miste. Io non ho un grande apprezzamento personale per l'attore che arriverà a breve al numero 16, e questa domanda secondo me è importante perché insomma abbiamo al numero 16 un attore che, per carità, è un bravo attore, però siamo sempre lì, siamo addirittura superiori per quelle che sono queste classifiche stilate in cui noi abbiamo messo poca mano, se non praticamente zero. Abbiamo cercato semplicemente di ottimizzare, ecco, diverse classifiche, e abbiamo, ragazzi, al numero 16 in questa classifica maschile abbiamo Sergio Castellitto. Questa domanda che tu hai fatto è rilevante, la domanda che tu hai fatto anche in relazione alla durata, no? alla possibilità di vincere, esatto, i decenni, quanto, no? Rimarrà, ma soprattutto quanto rimarranno i suoi film, perché, esatto, per esempio ti dico una cosa, lui fa anche regista, Sergio Castellitto. A me personalmente, lo dico, tranquillo, i suoi film non piacciono, da regista intendo, sì, ok, sì. Da attore è sicuramente un bravo attore, io non lo metto in dubbio, però forse è anche un problema dell'Italia che racconta, non so, cioè il punto è che l'Italia che raccontano questi attori di adesso è immediatamente diversa da quella che veniva raccontata da Gino Cervi, da Massimo Girotti e da questi attori che abbiamo citato. Loro raccontano un'Italia molto più piccola, da tutti i punti di vista, pure forse morali, non so, Quindi è forse il punto è anche questo, che l'immaginario è più piccolo, meno etico, più ristretto al lavello di casa. Esatto, cioè, assolutamente sì, più ristretto, cioè più ristretto necessariamente anche per fasce di pubblico, quello che stai dicendo tu, quindi necessariamente è così. A me non piace proprio Castellitto, più che altro perché non mi comunica quella verba, non proprio nulla, però insomma non ha quel... Stiamo parlando di personaggi enormi in questa classifica, per cui francamente, però effettivamente... Bisogna anche considerare che c'è di mezzo successo, eventuale successo all'estero, capacità nella regia, sono tante cose che fanno queste classifiche, per cui poi siete lì apposta per dirci, insomma, per mettere delle faccine, degli emoticon con gesti, eccetera, per cui io non metterei questo, metterei l'altro, eccetera. Anche perché... E immediatamente dopo Castellitto torniamo praticamente all'epoca di Gino Cervi e torniamo a parlare, insomma, di un attore, torniamo a parlare di quella che con sdegno Totò non definì mai la sua spalla, anzi si incazzava anche Totò al dire io non ho spalle, e in particolare lui è per me fondamentale per la costruzione dei miei sketch e per la rielaborazione dei miei sketch. Stiamo parlando di un altro dei fratelli De Filippo e stiamo parlando di Peppino, insomma, tra l'altro un attore che ha avuto anche lui una grande storia, seppur diversa, teatrale. Assolutamente, infatti, bravo, qui parliamo di un attore con un curriculum spaventoso, cioè voglio dire, il punto è che lui non era, però, come hai detto tu, e qui torniamo, sta nella classifica perché non era una spalla, uno sparring partner, quello che poi qualcuno, esatto, che appoggiava Totò, no, gli dava il là, che è una cosa, esatto, diversa, cioè quando Totò doveva dire una battuta, ha detto anche lui, guardava Peppino, sì, e veniva meglio perché sapeva che c'era davanti a lui una persona alla sua altezza che non doveva affaticarsi per stare dietro, perché era bravo quanto lui. Quindi c'era una concatenazione, una affinità tra Totò e Peppino che non aveva bisogno di gare, non c'era gara, io credo, tra loro. Come invece c'è stata per un altro, adesso non faccio il nome, cioè spesso Totò ha avuto dei problemi sul set, questo è, lo sanno tutti, pure lui, perché era una persona che diceva, un po' pensava o mi stai dietro o ciao, perché era talmente di fuori registro Totò, talmente di una categoria superiore, che non era facile, come poi detto, spesso stai dietro. No. Peppino però era in armonia, questo sì, è il punto. Sì. Era in grado veramente con un colpo d'occhio di... È anche per questo che ogni tanto si vedono quelle che vengono al giorno d'oggi con un gusto del cinema moderno, purtroppo, e con un gusto anche dei giovani, secondo me, avere l'abitudine di criticare una certa ricorsività, ecco, di alcune scenette fra Peppino e Totò, ma che erano un po' anche il sale della loro interazione. Poi lui ha lavorato alla pari con altri grandi attori, insomma, in questa classifica, faccio uno spoiler, in questa classifica non c'è un altro grande attore napoletano che ha dato tra l'altro un necrologio veramente incredibilmente sentito a Totò quando se n'è andato, che è Nino Taranto. Un altro attore che, insomma, vabbè, non c'è in questa classifica perché viene considerato evidentemente fuori. Io toglierei alcuni degli attori, ma io faccio il conservatore, lo sono e faccio il conservatore, toglierei alcuni degli attori moderni e metterei ovviamente i grandi. Ma Nino Taranto è come Enzo Carnavali, cioè, evidente, cioè, esatto, sono attori che venivano considerati a torto, magari sempre con i dovuti distinguo, venivano considerati a torto dei caratteristi, ma erano molto di più, cioè non erano spalle, erano partner alla pari, direi. Esatto. Quindi Al 14 troviamo un altro attore che possiamo definire né moderno né antico, se vogliamo utilizzare questa cosa, ma per via dell'età che oramai non è più florida, ma un grande attore, e troviamo Michele Placido al 14 della nostra classifica. Beh, insomma, a me, vabbè, beh, Placido, credo che sì, il commissario, allora Michele Placido è un attore, regista anche tra l'altro, ha fatto anche dei bei film da regista secondo me, ma è un attore, siamo sempre qui, che si è inciso nella memoria collettiva, per carità, con la Piovra per esempio, quindi col commissario Gattani. Io penso che quando muore il commissario Gattani, te lo ricorderai, alla fine della Piovra ci fu un boom d'ascolti di qualcosa di 15 milioni, quindi forse di più, per dire che Michele Placido era popolarissimo a livelli incredibili in quel momento. Però non è stato solo quello, ha fatto film con Bellocchio, insomma ha lavorato con una grande qualità di Placido e che ha favorito i giovani, che ha messo nei suoi film come Romanzo Criminale o quant'altro, ma ci ha anche lavorato insieme e ha valorizzato. Quindi a Michele Placido secondo me è in questa classifica pure per motivazioni, userei dire sociali, perché è uno che si spende molto anche nel teatro, nelle periferie, insomma è un attore ma è anche una figura pubblica completa, perciò conterà anche quello, perché conta anche questo, quello che fa poi un attore, specialmente adesso, nella sua vita civile, insomma sociale, ok? Poi compra un attore che sicuramente ci deve stare, perché ha veramente ha avuto una carriera lunghissima e ha lavorato veramente con tutti, e sempre con Tornatore, ci ha fatto La sconosciuta, te lo ricorderai, aveva quel ruolo schifosissimo, perché non ha paura che le lasci di fare i buoni disciti. Esatto. Quindi, assolutamente. Avvicinandoci alla decade, quindi ai primi 10, stiamo per vedere il numero 13, che vede un attore invece che potremmo chiamare, chiamarlo emergente, incomincia già a essere ingiusto, però sicuramente rispetto a tanti altri, ovviamente abbiamo un nome giovane che è quello di Filippo Timi. Che cosa ne pensi, Alessandro? E che cosa ne pensate anche voi? Continuate a martellare i vostri... Esatto, io vorrei sapere infatti da tutti coloro che ci seguono che cosa ne pensano, soprattutto se lo conoscono, perché ti devo dire la verità, è un attore popolare ma fino a un certo punto, secondo me, Filippo Timi, perché lo ha detto anche lui, è soprattutto un attore molto teatrale, fa molto teatro, poi fa anche cinema, ha fatto secondo me dei film bellissimi, lui è stato un grande luce per Bellocchio, convincere, esattamente, veramente straordinario, e basterebbe almeno per me quel ruolo per giustificare la sua presenza, perché vedi, conta pure questo, per certi attori sono uno o due ruoli talmente importanti e belli che non puoi non metterli, perché rimangono comunque nella memoria. Mi spingo a dire che quell'interpretazione che ha fatto lui vincere è una delle più belle che ho visto ultimamente nel cinema italiano da adesso. Sì, poi io voglio dire, un attore che si spera, tanta strada davanti a sé, sia in termini teatrali che in termini cinematografici, e la qualità di un attore non è necessariamente determinata dall'aver fatto 700 film. Ci sono attori, attenzione, che io rispetto tantissimo in termini attoriali e umani puri, come Franco Franchi, mi viene in mente un nome, però Franco Franchi insieme a Ciccio Ingrassia ha messo in scena tantissimi film che sono magari uno la coppia dell'altro, con una comicità molto molto, come dire, semplice, che non troverete in questa classifica, ma è per dire che poi andrebbero valutati anche ad altri livelli attoriali, però, come dire, non è detto, come giustamente hai detto tu, che un ruolo non sia già di per sé determinante, o due ruoli per dare l'idea di un grande attore, insomma. Assolutamente. Assolutamente, ci sono degli attori che si pongono con tre ruoli, sì, magari. Esatto. Esatto. E quindi ci sei? E quindi magari sì, assolutamente. Ok, ok. E, allora, al numero 12, ci avviciniamo sempre di più alla decade, al numero 12 c'è un attore che, oddio, mi hai detto, non vorrei sparlare, ma mi hai detto non ti piace tantissimo, magari un po' limitato, però un grandissimo attore, un po' limitato, è difficile perché qua alcuni rischiano veramente di spararci addosso. Però insomma, numero 12, andiamo al punto, Massimo Troisi. Ecco, tu mi hai detto ci sono delle parti per cui lo trovi, dico giusto, limitato nella sua espressione caratteriale, però Massimo Troisi numero 12, allora, quindi, sì, Massimo Troisi è questo è un altro attore che ha creato grande affetto, sì, cioè un altro attore che è amatissimo. Ne si ha la prova che sono stati fatti un sacco di documentari su di lui, dopo che purtroppo è morto prematuramente anche. Sì, il punto è che purtroppo Massimo Troisi, pure per via del destino che ha avuto, necessariamente è entrato nel prepotentemente nei cuori delle persone. Quindi secondo me sta in questa classifica, anche perché è diventato un mito per molti. Perché è diventato un mito. Succede spesso pure nel mondo della musica, no? Che purtroppo per la morte prematura di certi personaggi questi diventino indimenticabili. Secondo me era bravo, io non lo metto in dubbio, ma personalmente non sono mai riuscito ad entrare più di tanto in sintonia col tipo di pubblicità che faceva. Questo è un mio problema, sì, assolutamente. Però trovo che abbia raccontato la gioventù di allora molto meglio di tanti registi di sé, per esempio, con film in cui trattava il tema della disoccupazione, del precariato, allora, come potrebbe raccontarlo adesso. Sì. Perciò è un attore che anche purtroppo per la prematura morte è entrato nei cuori delle persone. E appena sopra Troisi, al numero 11, abbiamo un altro, un'altra, potremmo dire, oramai è una certezza, non è più una promessa, ma sicuramente un attore giovane, e io sono contentissimo di vederlo quasi nella decade perché mi piace moltissimo. Un grandissimo attore, ed eccolo qua, abbiamo Elio Germano, con una, voglio dire, una capacità di andare da un ruolo all'altro, dal drammatico al quasi grottesco, insomma, e anche alle fiction, perché non dimentichiamo alcune fiction importanti, insomma, ha fatto la parte di Felice Maniero, fra le altre, insomma, veramente un attore di un certo livello. Sì, pensi, sì, perché qui secondo me entra il discorso per cui lui è molto camaleontico. Esatto. È un attore profondamente trasformista, anticipare. Cioè lui ti fa Il giovane favoloso di Mario Martone, in cui fa Leopardi, e diventa Leopardi. È un attore dalle grandi capacità mimetiche, anche lui con un grande curriculum teatrale, perché lui viene dal teatro, l'ha sempre detto che per lui è più importante il teatro, ed è un attore molto impegnato a livello sociale e politico. Sì. È un attore che promuove la cultura, questo lo posso dire perché l'ho visto spesso, e ne fa un progetto. Non è attore solo per la popolarità, è attore pure per dire, sottolineare che la recitazione del teatro è vita, è cultura, l'ha sempre detto, Tu dirai, c'entra in una classifica? Secondo me sì, perché la gente legge certe cose, certe dichiarazioni, magari vede certi interventi degli attori, e questo pesa sul rispetto che hanno per l'uomo, esatto, e non solo per l'attore. E lo vedremo salendo, insomma, adesso non facciamo nomi, ma lo vedremo ben salendo in questa classifica, quanta importanza può avere, insomma, almeno in un paio di casi. Elio Germano al numero 11, mi raccomando ragazzi, continuate a dirci la vostra. Entriamo nei primi 10, e nei primi 10 abbiamo un attore che non è importante solamente dal punto di vista attoriale, ma importante anche come doppiatore, molto importante come doppiatore. Abbiamo il nostro Giancarlo Giannini, insomma entriamo nella, nei primi 10, ecco, Giancarlo, sì, Giannini, vabbè. Giannini è una sicurezza. Allora qua torniamo a quello che dicevamo prima, ci sono attori che sono una sicurezza in questa classifica, cioè un attore, secondo me, poi non so cosa pensano gli altri, ma credo che siano d'accordo con me, anche qui un attore che per carità ha imbroccato dei ruoli fondamentali, iconici come quelli dei film della Verne Müller, cioè, sì. Io ricordo che Giannini è quello di Pasqualini, Sette Bellezze, di Finta, di Mimì Metallurgico, quindi insomma è un attore che ha dato tanto sia nel comico, poi comico, e il punto è anche lì, ha fatto film, esatto, difficili, esatto, da definire, perché sono talmente importanti che non hanno un casellamento, ma come hai detto è un grande doppiatore e ha lavorato anche tanto all'estero, e secondo me pesa anche questo. Assolutamente. Voglio assolutamente dire, nella classifica lui si è costruito una carriera anche al di fuori del percorso italiano. Esatto. Ha lavorato con Del Toro, insomma, con parecchi registi americani popolari, e quindi è molto famoso poi all'estero, Giannini. Assolutamente. Specialmente per i film della Verne Müller. Come lo è l'attore che è al numero 9, e qui ragazzi probabilmente alcuni di voi ci diranno come non è tra i primi 5, questo attore non è veramente al top, però effettivamente bisogna considerare i colonnelli del cinema italiano, bisogna considerare una serie di persone e anche qualche inserimento fra virgolette giovane. Comunque stiamo parlando di un attore e regista indimenticabile che ha lavorato, insomma, che è noto anche all'estero e che rimarrà scolpito nella storia del cinema, comunque, pur essendo solo al numero 9 in questa classifica. Stiamo parlando dell'enorme certezza, ecco, Vittorio De Sica. C'è poco altra da certezza, dire, perché qui voglio dire siamo nel pieno di un cinema rivoluzionario. Allora, il neorealismo, di cui questo signore è uno degli esimi insomma rappresentanti, ha rivoluzionato il cinema. Tu pensa che esistono registi di altre nazionalità, del cinema indiano, del cinema orientale, del cinema insomma cinematografie altre dalla nostra, che dichiarano costantemente che una loro grande ispirazione è il realismo di De Sica come regista. Come attore, che è poi quello per cui è valutato qui, lui ha attraversato nella sua vita tutti i generi, perché è stato popolare con Pani Amore, è stato appunto impegnato per questo film da regista, era molto guascone ma sapeva essere drammatico, come nel Generale della Rovere. Quindi io, esatto, voglio appunto ti ricorderai, insomma, è rimasto il Generale della Rovere con Rossellini, con un altro grande esponente del neorealismo. Quindi De Sica è una certezza. Come fai, sì, a mettere un attore che ha dato così tanto anche dopo, quando è passato dietro la macchina da presa? Ma a me fa impressione perché anche in no, vai Alessandro. No, dimmi, scusami. Dimmi. Mi è venuto in mente semplicemente che anche in film in cui faceva una parte palesemente di secondo piano, era come se fosse una, veramente un archetipo umanizzato dentro. Quando arrivava De Sica era come se ci fosse una sorta di aura attorno, perché mi è venuto in mente il Conte Max con certo. Alberto Sordi, no? Ok, in cui la sua certo. parte non è una parte secondaria, ma veramente trasmetteva una nobiltà dell'interpretazione che, vabbè, insomma, Vittorio De Sica c'è poco da dire, solamente al sì, numero 9 però, faceva un film nel film, esatto, però bisogna considerare che qua noi spesso magari si può pensare ma solamente al numero 9, soprattutto perché adesso vedrete chi c'è al numero 8, attore più o meno dello stesso periodo, però uno dice ma davvero questo sopra quell'altro? A parte che arriviamo già in una zona in cui definire chi è sopra l'altro è veramente difficile, molto difficile, però un attore a cui sicuramente Alessandro è molto legato, se non altro per l'espressione della romanità, e della romanità sia nel dramma che nella comicità. Un attore molto più enorme di quanto si conosca, insomma, e quanto i giovani possano anche conoscere oggi da quei pochi film che vengono trasmessi. Stiamo parlando di Sua Maestà la Romanità di Aldo Fabrizi, insomma, al numero 8. Ecco, io dico che in questa classifica lo vogliamo dire che c'entra pure la regionalità, sì, no? sì, potrebbe sì. È uno dei criteri per cui metteresti un attore piuttosto che un altro, non ci prendiamo in giro. Allora è chiaro che se tu mi parli di Aldo Fabrizi io non posso collegare il suo nome alla mia città, a Roma, ma anche perché lui stesso ha basato, non dico tutta la sua carriera, ma parte della sua carriera, della sua pubblicità e anche nei ruoli drammatici, su questo amore spassionato esatto. che aveva per la città eterna, come viene appunto definita. Aldo Fabrizi ha avuto 40 carriere, da quella televisiva in cui faceva il bambino, sì. tu ricorderai, il poppante, a quella cinematografica dove, vabbè, ha avuto ruoli come quello del premio Una città aperta di Rossettini, piuttosto che i Tartassati, mi viene in mente con Totò. Allora lì è un altro discorso, lì c'era una gara, perché sì. c'era talmente, non c'era più parte, cioè era una cosa intensa, c'è stata rivalità pure perché erano tutti chiaramente progetti. Esattamente. Ma questo noi non lo vediamo, non vediamo competizioni, vedendo no. i Tartassati, vediamo armonia, secondo sì. me. Sì. Quindi, ma io negli anni, guarda, pur essendo cresciuto con Pane e Totò nella mia famiglia, ed essendo cresciuto con Pane, Totò e Peppino, inizialmente, certo. devo dire che negli anni, continuando a guardare Totò e continuando ad affinare la mia conoscenza dei film di Totò, devo dire che non preferisco Fabrizi a Peppino con Totò, però è difficile sceglierlo perché c'è una sinergia differente, una gamma comica differente, e poi il tocco di un attore, e adesso qua mi tirerete veramente delle frecce, un attore per il quale si nota di fianco a Totò comunque una gamma leggermente più ampia. Ecco, adesso magari mi uccideranno, ok, rispetto a Totò stesso. Totò forse un pochettino più datato in termini di epoca, era più legato ad alcune delle sue dinamiche, non so se sei d'accordo con me, attoriali. Ma io penso solo che con Aldo Fabrizi ho sempre visto, per esempio, avevano imbroccato proprio la dinamica giusta, forse mi permetto di dire più che con Peppino, dove c'era un gioco di sponda soprattutto. Invece con Aldo Fabrizi c'era una compenetrazione, perché Aldo Fabrizi era sempre quello che sopportava anche di Totò, i suoi continui giochi di parole, i suoi continui momenti di, in cui diceva cose senza senso, apparentemente senza senso, no? Cioè, c'è da Tassari, c'è quella scena in cui vanno a caccia, quindi parrebbe da sola due carriere. E con Louis de Funès, tra l'altro, con grandissimo attore Louis de Funès, veramente un una roba, cioè, voglio dire, sono scene che io personalmente preferisco, sarò strano, a quelle che ha fatto Peppino. No, no, ma è quello che stavo cercando di, infatti, di dire. Sono più, è una spinta in più. Non, e c'era ancora nel cinema di Totò quello, il personaggio nel quale magari appariva spesso il super presente Mario Castellani, piuttosto che altri attori che pativano questa funambolismo di Totò e che Peppino, come giustamente hai detto tu, faceva da sponda. Invece Fabrizi crea una dinamica di compenetrazione. Sono assolutamente d'accordo. Sì, esattamente, assolutamente. Ragazzi, Fabrizi all'8, alla posizione numero 8, alla posizione numero 7, un attore che sta strabiliando il cinema italiano. Al numero 7, mister Toni Servillo. Che dici, Alessandro? Dico che è un grandissimo attore, quello dico. Di lui posso dirlo perché ho visto diversi film, parecchi film, e devo dire che è sempre incisivo. Io ultimamente con lui ho visto un film che ha fatto con Ficarra e Puponi, okay, La stranezza di Roberto Andò, dove fa Pirandello. Sì. Beh, in questo film lui guarda quei dilettanti fare teatro e gli viene il desiderio di farlo, di tornare a fare teatro, perché era un po' che non faceva più. E gli sguardi che lancia di meraviglia a Ficarra e Puponi, vedendoli così entusiasti di fare teatro e sentendo rinascere in lui il desiderio di farlo teatro, sono veramente da grandi attori. Poi l'ho visto in effetto Notte di Bellocchio, dove fa il prete, la serie su Moro, in Gomorra. Si sta veramente costruendo una carriera incredibile, forse una delle carriere più belle adesso, perciò secondo me lui è veramente un nome da accostare, per quanto mi riguarda, a quelli, ecco, oggettivamente fondamentali. Esatto, ormai. Era quello che ti dicevo, cioè quello che dicevi tu prima. Quali di questi nomi resisteranno ai decenni, se non addirittura al mezzo secolo o al secolo? Ecco, Toni Servillo potrebbe giustamente essere, mio parere, un attore in grado potrebbe essere ricordato in futuro come uno degli attori più importanti di questi anni. Sì. Anche perché la carriera degli attori, qui vabbè, si potrebbe entrare in una polemica che non voglio affrontare, però purtroppo la carriera degli attori o la carriera in generale degli artisti potrebbe essere minacciata dall'utilizzo sconsiderato, come dicevamo anche l'altra sera in live con Adrian, dell'intelligenza artificiale, delle sue fatture che sono comunque comandate dall'uomo, quindi una certa qualità di attori potrebbero svanire nel tempo, semplicemente perché non accettati. Ecco, lui è probabilmente uno di quelli che può giustamente, ragazzi, al numero 7 di una classifica di 20, quindi abbiamo tolto delle eccezionalità, dopo ve le facciamo vedere, però di una classifica di 20. Al numero 6 torniamo a casa tua, Alessandro, al numero 6 torniamo a casa tua e vabbè, parliamo del primo dei colonnelli, almeno per quello che riguarda questa classifica, Nino Manfredi. Nino Manfredi, per esempio. Nino Manfredi, dico una cosa affettiva, è forse il preferito di mio padre, però è indicativo perché quella generazione lì, un attore del genere che veniva poi non veniva proprio da Roma, però venne a Roma per farsi la gavetta, per costruire la sua carriera. Nino Manfredi è un oggetto fondamentale, si definirebbe, è uno di quegli attori che poi, secondo me, dal mio punto di vista, lo chiederemo pure agli altri, ci deve stare, perché portava un'umanità scioccante, straziante nei film. mi viene in mente uno dei suoi personaggi più belli, quello di Brutti, Sporchi e Cattivi, di scuola, dove a un certo punto fa quest'uomo con un occhio di vetro, sì, che ha una famiglia disastrata, e c'è, non credo di spoilerare, ma comunque fa una fine gloriosa, ma la fine è resa indimenticabile dall'intensità che ci mette Manfredi, sì, 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 che era uno di quegli attori, secondo me, che molto più di altri non appariva mai freddo. No, è vero. Era sempre, se lo guardavi, percepivi sempre comunque l'umanità, sì, del personaggio, sì, che interpretava. Anche, sì, se faceva personaggi di potere come prelati o cardinali. Sì. Quindi anche se incarnava il potere c'era sempre il lato umano. Sì, non era l'esatto contrario di un altro personaggio che vedremo a breve e che probabilmente invece riusciva a essere decisamente molto più come dire, molto più cinico, ecco, nelle sue interpretazioni. E pure, ragazzi, spregevole. Pure spregevole, esattamente. Qui entriamo nei primi cinque, e i primi cinque, ragazzi, ci hanno visto più o meno d'accordo. Beh, Alessandro, magari cambia uno, metti su uno, metti sull'altro, ma insomma i primi cinque c'è poco probabilmente da dire, però andiamo a vederli, andiamo subito, e non si poteva mettere né più su né più giù probabilmente questo attore qua, su cui abbiamo già fatto insomma una monografia. Stiamo parlando veramente siamo arrivati al top, Ugo Tognazzi. Mi dispiace perché semplicemente non va né più su né più giù a causa degli altri, ecco, al più, ma è tutto qua, ecco, per Ugo Tognazzi. Ma insomma qui c'è poco da dire, ci siamo giustamente spesi molto, esatto, perché questa era una serie straziante, che sì, sapeva essere straziante, sì, pure i personaggi che rischiavano la macchietta, come quello del vizietto, che sì, però lui trasfigurava con la sua umanità, appunto, che non esito a definire straziante, perché faceva sempre passare le debolezze. Tognazzi, sì, era l'attore, secondo me, per antonomasia delle debolezze, cioè quello che metteva in scena le debolezze intese come cose sgradevoli, sì, dei personaggi, sì, che interpretava, sì, le voglie, il sesso, la smania di soldi, la viltà, la cattiveria. Non aveva paura di far passare queste cose, quindi parlava veramente dell'essere umano, esatto, perché l'essere umano è così. Non può non esserci, secondo me, ragazzi. No, vabbè, non può non essere lì. Ripeto, è a causa di quelli che ci sono sopra. Adesso vedremo che in realtà è al numero 5 Tognazzi. Al numero 4, Sor Marchese, è l'ora. A proposito di personaggi anche in grado di essere incredibilmente spregevoli, forse ha incarnato alcune parti veramente pessime dell'italiano, ma con una dimensione, insomma, attoriale. Di che cosa stiamo parlando? Numero 4, il Sor Marchese, Alberto Sordi. Sua Maestà la Romanità, lo definirei, perché qui ancora più di Aldo Fabrizi siamo di fronte a colui che ha descritto i tipi, cioè la parola che viene più fuori quando si parla di Sordi è tipo, perché Sordi non può non esserci, perché incarnava i tipi italiani, il pizzardone che sarebbe difficile, l'eterno ragazzone che sta ancora a casa con i genitori su un'americana a Roma, piuttosto che disoccupato di telloni, l'armatori. Sì, quello di finché c'è guerra c'è speranza, che, mamma mia, sì, assolutamente, ragazzi, a parte dei personaggi che per esempio finché guerra c'è speranza, che forse non è proprio il primo titolo che verrebbe detto, no, però è spaventoso, perché sì, fa quest'uomo che specula sulle disgrazie altrui, sì, cioè sì. Fa i soldi con le guerre, quindi... E nonostante tutto riesce a dare una grande lezione di umanità e di dignità alla propria famiglia, che in realtà rispecula sul suo lavoro facendo finta di non sapere che cosa lui effettivamente faccia, non i soldi, esatto, per vivere, ma per renderli ricchi e per renderli nulla facenti. Quindi nella realtà dei fatti veramente ha disegnato una roba, non è uno dei primi film, hai detto giusto, che verrebbe in mente, ma perché ce ne sono troppi di Alberto Sordi, però effettivamente insomma è un film importante. Entriamo ragazzi nei primi tre della canzone, e ci entriamo sul podio con la cosiddetta spalla, e io qua di Ugo Tognazzi, la spalla di Ugo Tognazzi, lo dico ovviamente per ridere, perché stiamo parlando di uno dei più grandi attori della storia dell'uomo, non semplicemente italiana, stiamo parlando di Vittorio Gassman. Qua ammetto che è una lotta, qui non svelo niente, altro attore dalla carriera leggendaria. Ti dico solo che lui faceva con Salvo Randone, che è un altro grandissimo attore, a teatro l'Otello, e si scambiavano i ruoli in scena, ecco. Cioè, per farti capire, ecco, che aveva, dicono, una capacità mnemonica Vittorio Gassman leggendaria. Poi non stiamo qui a parlare dell'importanza dei ruoli che ha fatto, tra i soliti ignoti, Beppe Pantera, ha il sorpasso, cioè, ha, come dire, Il nome del popolo soprano, bellissimo, con il suo grande amico Ugo Tognazzi. Insomma, c'eravamo tanto amati, sono troppi, troppo importanti. Mi chiedo, di fronte a un attore del genere, se si potrà mai essere all'altezza adesso o dopo di una tale, un tale tempo, perché obiettivamente è difficile, okay? È perché Gassman era un tipo già dall'inizio, quando faceva film dove era atletico e giovane e bello, ma dopo con la maturità ha dato l'immaginabile. Sì. Quindi non può non esserci. Al numero 2 abbiamo l'attore forse più duran-duraniano del podio, probabilmente perché quello che ha acquisito, correggimi se sbaglio, la celebrità maggiore anche in termini, diciamo, esteri, per vari motivi, per la sua avvenenza, per la sua enorme capacità interpretativa camaleontica. Al numero 2 abbiamo Marcello Mastroianni, considerato il numero 2 della classifica. Grande carisma, grande naturalezza, perché lui non si prendeva sul serio come attore, diceva in interviste: l'attore non è questa gran cosa come pensate voi, lo potrebbe fare pure un bambino, cioè era uno che si prendeva molto poco sul serio, ma proprio per quello, forse, come vediamo, era uno dei più bravi, perché non dava mai l'idea di essere impostato, freddo, non dava mai l'idea di essere lì perché voleva esserci in quanto tipo, era lì perché gli piaceva farlo, alla fine. Sì. Anche se devo dire che non ha mai nascosto il fatto che su certi set si annoiava a morte, lui era molto ironico, diceva... io in questo set mi sono annoiato a morte del trucco, me volevo uccidere perché passavano le ore, non si veniva più. Poi, come hai detto tu, ha grande fortuna all'estero, perché lui ha avuto una carriera fuori dall'Italia incredibile, ha lavorato, molti non lo sanno, ma ha lavorato con De Oliveira, con Ruiz, con la qualunque, veramente, con grandi attrici come Giulietta, ha lavorato con chiunque. È stato anche innamorato artista con attrici leggendarie del cinema francese come Catherine Deneuve, quindi forse molto marginalmente conta pure il suo percorso olivistico, anche se non si percepiva un motivo, esatto, però lo era, perché con 8,5 è entrato nel mito assoluto. Se c'è un attore identificato in un ruolo che ormai è mitologia, è lui. Quando fa Guido, il regista in crisi, che è poi Federini, il suo alter ego, in 8,5. Senza dimenticare che, voglio dire, è riuscito a interpretare anche ruoli estremamente sgradevoli, come nella Grande Abbuffata, completamente in sintonia con altri suoi amici attori, in una delle sceneggiature più terribili di Ferreri. Ragazzi, siamo arrivati al numero 1, però ve lo faccio dire a voi, prima di arrivare al numero 1, provate a scrivere chi pensate che sia effettivamente il numero 1, e io, Alessandro, vi facciamo vedere una persona che abbiamo dovuto togliere dalla classifica e lo abbiamo messo all'interno di una mini classifica, di un poker, diciamo, di fuori classe, fuori tempo, fuori epoca, fuori tutto, che era necessario eliminare da questa classifica, e questa non è una classifica strettamente italiana. Poi sveleremo il numero 1 prima di passare alla classifica femminile. Questa sera è una serata un pochettino più lunga, sarà, però così è. Abbiamo avuto, insomma, una bella macchinazione nel fuori onda, o no, Alessandro, per costruire questa puntata oggi? Decisamente. Sì. Allora, ragazzi, è semplice. Qual è il nome della persona che non è in classifica? È il primo di questo poker. Ovviamente è Antonio De Curtis, che abbiamo deciso era in classifica, in alcune di queste classifiche. Però, francamente, abbiamo detto: come si fa a mettere Totò sesto, settimo, secondo, ottavo? Totò è Totò, non c'è molto da dire. È fuori categoria perché si è inventato più di una cosa, un tipo di comicità che non c'era mai stata né ci sarà sempre, esatto. Un tipo di lingua, perché esatto. Il tipo di eloquio che aveva Totò non è più riproducibile. Sta fuori classifica, secondo me, perché è quasi impossibile che ci sarà un altro, che ci sia in futuro un altro Totò. Non sono solo io a dirlo. Fuori categoria in quel senso. Cioè, come fai a avere quella capacità di improvvisazione geniale che aveva un uomo che dentro ci metteva tutto, la fame, la guerra, la bravura, la passione, il fatto di essere sornione, e anche, non ultimo, sotterraneamente la sua allergia non tanto velata agli esseri umani generali, perché era ironico, ma diceva: io sto bene a casa mia, faccio un film, poi torno a casa e mi vedo dentro. E la multipersonalità, unito a quest'ultimo dettaglio che hai detto relativo alla specie umana in generale, è rappresentata dal secondo di questo poker, che insomma è Peter Sellers. Peter Sellers, vabbè, è un altro enorme, insomma, abbiamo deciso di metterlo fuori categoria insieme. Peter Sellers è il Fregoli della comicità. Dire, è uno di quelli che mi sepassa di espressione, quando viene in mente la scena in cui si incastra il braccio nella sedia a tele di Tutto un strano amore, cioè, voglio dire, oppure quella in cui perde la scarpa e la segue per tutta la sera in Hollywood Party, cioè, voglio dire, siamo a dei livelli di inarrivabili. Io dico fuori categoria perché sono pure qui di comicità incredibili, che sono nati su quel set, con quel regista, grazie alla bravura di quell'attore, ed è difficile che tu li possa riprodurre o che ci sia qualcuno all'altezza. di quei momenti. Così come Peter Sellers, vabbè, qui abbiamo i due corrispettivi di Totò in ambito anglosassone, se vogliamo chiamarlo così, anche se il primo non è in realtà una comicità propriamente di origine anglosassone. Stiamo parlando di Buster Keaton, un altro che vabbè, ha costruito da solo, se vogliamo parlare di pilastri, ecco, sia della comicità, allora, ma anche di quel sapore leggermente dolce amaro, ecco, esatto, perché lui era, lo vedi dalla foto, il comico triste per antonomasia, cioè sì, lui faceva ridere senza ridere lui, esatto. Quando faceva le parti, recitava, non rideva quasi mai, però noi ridevamo perché era tale la sua capacità di far ridere immergendosi nelle situazioni giuste. Quando in Sherlock Junior lui fa questo inserviente di cinema che sognerebbe una carriera nel cinema, ma poi vive un disastro con gli oggetti. Buster Keaton aveva la capacità di interagire in maniera comico, distruttiva con gli oggetti, con le rotaie di un treno, seguendo i treni, sono delle scene di un film d'azione, e sì, parliamo di pianeti. Sì, 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 sì. Era un tipo di comico triste, ma che faceva ridere, e questo è solo frutto del genio. Sì. Il genio. E se parliamo del genio, non potevamo, anche quando faremo una puntata, insomma, relativa alle classifiche straniere, ecco, ovviamente già lo mettiamo fuori categoria, perché quest'uomo qua ovviamente è inclassificabile, non... guarda, qui se dicessero se è il comico più bravo di tutti i tempi non gli darei torto, perché qui siamo di fronte proprio a qualcosa di imprendibile. Lui ha vissuto un'infanzia che ha messo poi nelle sue interpretazioni non facile. La madre è finita in un manicomio, insomma, aveva un retroterra umano prima, sì, di diventasse quello che tutti noi conosciamo, che secondo me però è stato il trampolino verso l'immortalità. Sì. Sì. Lui ha iniziato facendosi le ossa, più dei gatti con le compie. Te lo ricorderai, ne ha fatte tantissime, certo, con Max Sennett faceva queste comiche girate a rotta di collo che per lui sono state una palestra, il vero, secondo me, motivo della unicità, diciamo, è la palestra incredibile, è come un allenamento. Lui faceva i pesi, ma i pesi li faceva con le comiche, sì, sì, sì. I muscoli erano quelli che poi metteva in atto quando recitava, non quelli del corpo, ma del suo modo di recitare. E il dolce amaro anche sociale di Chaplin è qualcosa di estremamente denso, profondo, quindi insomma va in classifica degli inclassificabili assolutamente insieme a Totò, e io sono contentissimo, anche Peter Sellers, assolutamente, perché insomma... Ragazzi, adesso vado a vedere un po', vediamo un po' che cosa ci avete scritto. Secondo me è impossibile non capire chi manchi dalla classifica al numero 1, ma fortunatamente al numero 1 abbiamo il più impegnato degli impegnati, forse il più camaleontico dei camaleontici, sicuramente quello che ha scelto le sceneggiature anche più dense in cui collaborare. È un uomo che vedeva la sua missione di artista come un dovere sociale al 100%, e quindi ovviamente il numero 1 è Gian Maria Volonté. Io alzo le mani, tu lo sai benissimo, mi conosci, sì. Beh, penso che io, ragazzi, penso che sia giusto, vi dico la verità, perché come hai detto tu, quando un attore unisce alla bravura un senso politico e sociali così netto, così quasi commovente, che viene da una persona che non era facile, da quello che ho letto nella vita, era irreprensibile pure nella vita, con le sue compagne, con i suoi amici, quindi era una persona seria. Ecco, lo voglio mettere su questo piano. Aveva abbracciato la professione dell'attore con grande serietà, educativa e sociale. Sì. Cioè, era un tipo di persona che faceva tutto questo per dovere socio-politico anche. Sì. Più volte ha preso parte a dei progetti solo unicamente perché erano impegnati. Quando lui fa film come Totò Moto, quando lui fa film come Il caso Mattei, quando fa film come Indagini sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, lui non è più solo un attore, è anche e soprattutto un divulgatore, diventa qualcosa d'altro, parla delle sue idee, parla di un tipo di paese e dall'idea di un paese. Lui ha il coraggio di parlare di un paese in questi termini, quindi pur coraggio e talento. Fa il demiurgo, fa praticamente il demiurgo artista sociopolitico che non ha mai lasciato per un momento le sue posizioni, salvo delle apparizioni eccezionali in cui però comunque riesce a mettere in campo certi angoli di pazzia che sono riconducibili comunque a una riflessione sociale importante, anche quando fai western, quindi non si può secondo me assolutamente quando fai western riesci ad essere politico anche lì, quindi è una cosa incredibile. Quando parla, quando fa i cattivi dei western, è sicuramente una persona, un attore che in quel momento sta veicolando un messaggio, e lui poi è bravissimo, non ultimo, perché gela il sangue di vedere la cattiveria che mette nel villain per Sergio Leone, nei villain che ha fatto per Sergio Leone, e poi disinvolto. Passa da un registro western a uno più impegnato, senza apparente sforzo. Ed è incredibile, semplicemente incredibile. Che dire, credo che io e Alessandro siamo assolutamente d'accordo sul numero 1, quindi Gian Maria Volonté, della classifica insomma relativa all'ambito maschile. Diteci ovviamente la vostra. Non potete dire che Gian Maria Volonté non è il numero 1, poi tutto il resto non potete dire. Sto ovviamente scherzando. Gian Maria Volonté, tra l'altro, molto meno, era molto trasparente. Una cosa che a me preme dire è che è vero che per necessità del periodo storico in cui è vissuto e di un'Italia di un certo genere ha evidentemente espresso delle posizioni di un certo genere, però è anche vero che un certo tipo di anarchismo rivolto alle nequizie del potere è più importante di quello che viene stabilito come un posizionamento a sinistra, che normalmente viene dato a Gian Maria Volonté, perché Gian Maria Volonté ha fatto vedere la schifezza del potere, in realtà era espressione di un nihilismo. Esatto. Che era oltre la politica, era una cosa più coraggiosa ancora, assolutamente sì. E, allora andiamo alla classifica femminile, 20 attrici, anche qui andiamo a ricercare la prima, è subito un'attrice che abbiamo praticamente lasciato all'interno, perché vi chiediamo subito, è giusto che nell'ambito dei giganti anche qui ci sia una attrice come Jasmine Trinca al numero 20. Che ne dici tu, Alessandro? E ditecelo voi, ragazzi, soprattutto perché poi vediamo di che cosa si compone il resto della classifica. È un'attrice, insomma, che adesso ha una sua importanza, ha fatto dei ruoli molto interessanti, come quello della Meglio Gioventù con Marco Tullio Giordana, dove fa questa ragazza mentalmente instabile. È un'attrice brava, chiaramente una classifica che integra attrici di prima con quelle da adesso forse ci può stare, perché tra le nuove giovani attrici sicuramente è una delle nove, assolutamente. Ok, lo direi. Ok, e passiamo al numero 19, che ci getta immediatamente all'interno del grande cinema italiano, senza voler nulla togliere, per carità, Jasmine Trinca, però ovviamente la questione è sempre quella di aver integrato diverse classifiche, ovviamente anche dovuta al fatto che ci sono meno attrici, anche per motivi sociali, per la maggior parte sbagliati, o per la volontà di valutare la bellezza prima della qualità attoriale, l'abbiamo già detto prima. Però al numero 19 abbiamo Giovanna Ralli, quindi entriamo immediatamente all'interno di, insomma, fuori classe, ecco, pam, in un colpo solo, o no, Alessandro? Sì, sì, perché Giovanna Ralli è un'attrice che anche qui erroneamente è stata considerata mai di secondo piano perché è troppo brava, però spesso ha fatto ruoli da protagonista, ma insomma voglio dire, è un'attrice che brilla in ogni ruolo che fa. Non può non starci, oltretutto una carriera lunghissima, fatta di tante cose, tv, cinema, perché ha fatto anche molta tv, anche lei profondamente radicata nella romanità, perché comunque insomma, è un'attrice romana, ma che ha lavorato con Aldo Fabrizi, cioè voglio dire, con Alberto Sordi, anche gli attori con cui ha lavorato. Sì. La dicono lunga sulla sua bravura e la sua importanza. Assolutamente. Secondo me ci deve stare, sì. 19, quindi Giovanna Ralli, e al numero 18 della classifica femminile abbiamo un'altra eccezionalità, ma saranno tutte eccezionalità in realtà per la classifica femminile, credo, in linea di massima. Poi diteci voi anche se qualcuno di più giovane magari può rientrare, che magari manca, così come persone di altra epoca. Però abbiamo Lea Massari al numero 18, altra attrice, insomma, che oltretutto coniuga un certo charme oltre alla bravura. Da poco, credo, è ancora viva. Sì, credo che abbia fatto ancora 92 anni, qualcosa del genere. Attrice molto, molto espressiva, molto intensa. Io poco tempo fa ho rivisto Cristo si è fermato a Eboli, dove lei fa la sorella di Gian Maria Volonté, ed è bravissima. Ecco. È veramente molto, molto brava, oltre che bella, stupenda. È una di quelle attrici che non poteva, è ineccepibile da un punto di vista proprio di bravura. Era intensa e sempre all'altezza in ogni ruolo, in una vita al massimo con Alberto Sordi, cioè, voglio dire, è un'attrice che non era mai spalla, neanche lei, ma sempre intensa in tutti i ruoli. Per me è perfetta nella classifica. 18, quindi Lea Massari, e al numero 17 troviamo, insomma, già un cambio di epoca che forse è un pochettino più presente in questa classifica, non tanto, ma un pochettino più presente rispetto a quella degli uomini, che è Anna Bonaiuto. Cosa ne pensi di Anna Bonaiuto? Numero 17. Allora, non pensa che Anna Bonaiuto, questo lo dico così, a passare, l'ho vista qualche tempo fa in una strada di Roma, quindi voglio dire, una piccola curiosità, ma è un'attrice molto preparata, è un'attrice che con Mario Martone ha creato il sodalizio eterno. Lei fece un film che per me è uno dei più belli degli anni 90 italiani, che è L'amore molesto, sì, dove è strepitosa. È una grande attrice anche lei, come la Massari, in un certo senso la ricorda per bravura adesso. Sì, sì, sì. Quindi ci deve stare, perché è quasi un'attualizzazione di un'attrice come la Massari. Quindi è giusto. È giusto che stia anche, secondo te, un posto più su, ecco, di Lea Massari. Sì. Ok. E continuiamo con tempi che non sono appunto particolarmente... non sono i tempi antichi, ecco, per così dire. Abbiamo... al numero 16 della classifica femminile abbiamo Laura Morante, anche qui secondo me assolutamente meritata la posizione. Assolutamente, un'attrice che ha lavorato con Carmelo Bene, ha iniziato con Carmelo Bene, cioè voglio dire, personaggio di un personaggio facile con cui no, lavorare. Infatti lei l'ha detto più di una volta. E poi ha fatto una carriera esemplare con Nanni Moretti, con il quale ha avuto un sodalizio incredibile, e poi con altri registi e anche TV, continuando ad avere una grande attività teatrale, quindi assolutamente meritato. Esatto, perché non dobbiamo sottovalutare il fatto che appunto dobbiamo anche considerare in termini attoriali le persone che hanno condiviso sia un lavoro, cioè che hanno portato avanti un lavoro teatrale, cinematografico e anche televisivo con uno spessore praticamente uguale. Quindi, assolutamente. Al numero 16 Laura Morante, al numero 15 arriviamo con un personaggio che forse è... insomma, uno dei personaggi che, per il quale sicuramente vale il discorso di una grande importanza all'estero, oltre che di una voce strepitosa, suadente, tagliente e una capacità interpretativa sicuramente di livello. Stiamo parlando della grandissima Valeria Golino. Io io al 15 non la posso vedere, te lo dico, è che ci sono tante grandi attrici sopra, però io l'avrei messa più su, non so voi ragazzi, Valeria Golino l'avrei messa più su. È un'attrice molto importante dei nostri tempi, che ha fatto bei ruoli. Io ricordo per esempio un ruolo superlativo di Respiro di Crialese, dove è veramente strepitosa, è molto naturale, molto affascinante, veramente tanto affascinante, ammagliante direi, sì. Unisce secondo me all'intensità questo charme, sì, che non hanno tutte le attrici. Lei ha la capacità di suggerire fascino pure nei personaggi più diversi, secondo me. Sì, 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 sì. È un tipo di donna anche molto affascinante, oltre che d'attrice. Spesso prevale più la donna dell'attrice, cioè è molto comunicativa, quindi sì, secondo me ci sta assolutamente. A me comunica del lincismo anche e del timbartonismo Valeria Golino, però questa è una mia sensazione, quelle sono cose, è come la musica, ad alcuni comunica qualcosa di totalmente differente da altri ovviamente, però so, Valeria Golino al numero 15, sicuramente intanto meritata che stia all'interno delle 20, non so appunto se in quella posizione, soprattutto perché al numero 14 abbiamo un'attrice assolutamente di qualità, ma che io ovviamente non avrei messo sopra Valeria Golino per mio piacere personale, però insomma una grande attrice, numero 14 Giovanna Mezzogiorno. Eccoci qua. Allora, questo personalmente a me piace molto, devo dire la verità. L'ho vista in molti film dove è molto intensa. Però forse, ti do ragione su una cosa, lei ha imbroccato soprattutto due o tre ruoli veramente belli. Anche lei in Vincere con Filippo Timi, sì, con Filippo Timi, è strepitosa, veramente strepitosa, come in Del perduto amore fa una maestra nell'Italia comunista. È brava, però non sempre, forse un po' discontinua. Qui, secondo me, non ha avuto quella compattezza di carriera che altri della classifica hanno. Direi questo di lei. Ok, diciamo. C'è da dire una cosa, che le classifiche disegnano un quadro, poi lo vedremo, per le quali probabilmente la media modernità o la modernità dà ragione in termini attoriali alle donne e non agli uomini. Adesso vedremo, però la capacità, la qualità delle attrici sembra essere, sembra, come dire, progredire in maniera un pochettino più efficace dalla parte delle donne rispetto a quella degli uomini nel tempo. Non so se sei d'accordo con me, Alessandro, poi adesso andiamo a vedere il numero 13. Forse perché hanno personaggi più complessi, più sfumati, più con possibilità maggiori, perché è più complicata la mente femminile di come mediamente è quella maschile, secondo me, insomma, fondamentalmente. Perciò queste attrici hanno potuto esplorare più caratteri, più possibilità, e quindi la loro carriera si è ampliata, io credo. Sì, sono d'accordo con te, assolutamente. Poi vedremo cosa ci dicono anche i nostri amici. Andiamo a vedere il numero 13, e al numero 13 torniamo al classico con Clara Calamai. Qua siamo all'interno del cinema classico italiano. La diva dei telefoni bianchi. Esatto. Cioè, Clara Calamai era assolutamente, come Osvaldo Valetti in quel periodo, una diva profondamente radicata all'Italia di quel periodo, che però, insomma, anche lei non ha disegnato proprio da darti lei come in Ossessione, anche lei, in Sconti, dove fa questa donna però profondamente piena di contraddizioni e di sentimenti drammatici, insomma. È una donna molto... faceva dei caratteri molto sfumati e molto drammatici. Se è vero che per le attrici, che per gli attori alle volte è complicato riuscire a far riconoscere nel mondo moderno la grandezza di alcuni attori storici, intendo per gli uomini, secondo me purtroppo questa cosa lo è ancora di più per le donne, insomma, per giungere all'orecchio, agli occhi, all'attenzione dei giovani. Un'attrice che questo problema non ce l'ha, e che è un'attrice credo amatissima in maniera diciamo plurigenerazionale, sicuramente Margherita Bui è uno dei personaggi più importanti del cinema italiano, al numero 12, quindi quasi vicino al insomma ai primi 10, ecco. Margherita Bui, questa è un'attrice che non può starci perché è fondamentale, assolutamente, per cui qui non c'ho niente da dire, perché è brava in ogni film, e quindi penso che non avranno dubbi neanche gli altri, perché si tratta solo di capire quali sono i posizionamenti, ecco. Va bene, allora procediamo con Margherita Bui al numero 12, procediamo a salire, al numero 11 torniamo, ragazzi, qua una delle donne che storicamente ha mantenuto il proprio charme, la propria bellezza, la propria capacità attoriale a tutti i livelli, sia nel drammatico che nel leggerissimo, nella commedia leggerissima, un'attrice storica italiana, Virna Lisi, che è arrivata, assolutamente stupenda, una vera diva, che ha lavorato molto anche all'estero, ma ha proposto un ideale anche di donna a livello fisico e di stile, e poi era bravissima, perché ha lavorato con tutti, da Comencini alla Tuata, e tutti hanno saputo valorizzare anche la sua capacità di imbottirsi. Era una bella che non esitava a imbottirsi per ci deve stare. E che non ha esitato anche a interpretare ruoli in cui la femminilità più aggressiva di quanto mediamente l'uomo poteva accettare in taluni periodi storici, insomma, non ha esitato a farlo, e come del resto non ha esitato a farlo una donna che sicuramente per certi aspetti della cosiddetta semplice scevra bellezza non ha fatto il suo punto centrale, anche se brutta assolutamente non era, e poi ce ne frega poco, ma in termini di caratteriali al numero 10, cioè entrando all'interno dei primi 10 abbiamo una grandissima, abbiamo Franca Valeri, insomma, che una regina, abbiamo poco una regina della comicità e del teatro. Qui siamo di fronte ad una donna che è più sbilanciata verso il teatro, perché è stata la sua vita, l'ha sempre detto. Al cinema l'hanno anche sacrificata, Franca Valeri, e TV ha creato dei personaggi come la signorina Ceccioni. Insomma, Franca Valeri è una leggenda, forse anche fuori categoria pure lei. Sì, probabilmente avremmo dovuto creare un fuori categoria, ecco, per Franca Valeri, perché Franca Valeri ha avuto anche una grande, grande carriera da commercials, quindi da pubblicità, oltre al cinema, oltre al teatro, oltre alla televisione, quindi una carriera multidimensionale. Al numero 9 della classifica abbiamo, insomma, rientriamo ancora una volta in una grandissima attrice che è multigenerazionale, che è Stefania Sandrelli, che sembra non invecchiare mai, tra l'altro, perché insomma la ricordiamo in commedie, in commedie con Tognazzi, passare da un set all'altro scioccante, dai film erotici a quelli d'autore, dalle parti di Lolita a quelli di Donna di Casa, poliedrica, straordinaria, ineccepibile. Questa classifica non poteva non esserci, assolutamente, e infatti è al numero 9 semplicemente perché, insomma, vedrete adesso salendo, se sarete anche d'accordo, chi è che c'è, però soprattutto chi è che c'è immediatamente sopra, e uno si fa quattro conti in relazione al posizionamento, perché altrimenti dovrebbe anche essere considerata più in alto. Abbiamo qua una musa. Al numero 8 abbiamo una musa ineccepibile del cinema, che è Giulietta Masina. Insomma, sei d'accordo? Il suo sodalizio con Fellini parla chiaro. Esatto, cioè, esattamente. Lei ha fatto film come La strada, Le notti di Cardilia, che parlano da soli. Però anche in coppia con altre divine era straordinaria, perché non scompariva mai se c'era un'altra attrice tanto brava quanto lei o importante quanto lei. Dava sempre il suo contributo, anche con una certa carica di odio sordo. Era dimessa, ma nello stesso tempo riusciva a essere, insomma, di polso. L'aspetto era di questo, ma i sentimenti che veicolava erano fiammeggianti. Esatto, fiammeggianti, esattamente. E la storia ci riporta a un numero 7 che parla di Alida Valli. Vedete che però la classifica femminile veramente è a meno punti, si tratta solo di scambiarle, secondo me, a meno punti dubbi rispetto alla classifica maschile. Straordinaria perché ha imposto talmente il suo stile di recitazione che all'estero la chiamavano solo col cognome, Valli, perché non serviva il nome, tanto era iconica in quel periodo il suo volto, che passava da Senso di Visconti a Hitchcock. Quindi una cosa incredibile, una delle nostre grandi dive più esportabili all'estero, quindi non possono esserci. Sì, praticamente è superiore probabilmente in termini di partecipazione estera allo stesso Marcello Mastroianni, probabilmente. Sì, assolutamente. No, se non necessariamente a tutto il pubblico, sicuramente a quello che era l'ambiente degli addetti ai lavori, ecco. Appena prima, ragazzi, delle prime 5 c'è un nome che farà discutere per il suo posizionamento, sebbene sia un nome che non si può non inserire, perché abbiamo la regina Mariangela Melato. Che ne dici, Alessandro? Allora, Mariangela Melato purtroppo non c'è più, purtroppo no. È scomparsa prematuramente, e questa è un'attrice che non so, ha avuto tutto dalla carriera nel breve tempo che purtroppo è vissuta. Il teatro, dove lei faceva degli spettacoli tenendoli in piedi da sola, come Sola me ne vo per la città fece, no? Che fu un cartellone non so per quanto tempo, ma poi al cinema cosa non ha fatto? Dalla poliziotta nelle commedie alla di Tognazzi nel Gatto, da i film con la Vergnuller a quelli con il fratello di Bertolucci, Giuseppe, attrice immensa che non recitava, viveva sullo schermo e sul palco. Qui ci può essere un pochettino di incongruenza, e io sono d'accordo con questa incongruenza, perché al di là della bellezza e della celebrità non ritengo assolutamente, scriveteci se pensate che io sbagli, che il numero 5 sopra tutte quelle che abbiamo visto possa essere occupato da Sofia Loren. Attenzione, non so, sì, sono un po' in disaccordo, perché io l'ho sempre trovata brava. Poi certo, ragazzi, ci sono poche dive, tanto dive quanto lei. In America lei dà del tuo a tutti, quindi forse pure la popolarità immensa ha inciso su questo posizionamento, perché lei veramente ha conosciuto tutti, da Elvis Presley a Charlie Chaplin, appunto, da quelli di adesso, di Gavi, conosce tutti, ha lavorato con tutti. Secondo me era una brava attrice, però conta tanto pure la sua popolarità, assolutamente. No, ma infatti il mio non era un voler devalutare, sto dicendo semplicemente che entro le prime 20 in questo posizionamento forse qualcuno, io ritengo che qualcuno potrebbe dirci nella chat, ma allora avreste potuto mettere anche questa, magari qualcuno più moderno, perché si valuta molto. Sentiamo un po' che cosa succederà. Al numero 4, siamo quasi al podio, abbiamo un'altra diva eccezionale, abbiamo Silvana Magna, voglio dire, un'altra carriera enorme. Pasolini, che ci ha lavorato spesso, diceva che era arcana, sembrava venuta dall'antico Egitto o dall'antica Roma, perché aveva questa capacità eterea di piombare nel film con una presenza da un'altra storia, da un altro tempo, ma sapeva pure essere popolana o lavoratrice come il Samaro di De Santis, che è il film con il quale lei è entrata per poter mettere l'immaginario dell'epoca. Quindi un'attrice che suggeriva altri mondi, altri tempi, era una presenza fantasmatica quasi, come nei film di Visconti, Morte a Venezia. Ci deve essere, secondo me. E Silvana Mangano, che ha allungato la propria carriera fino a partecipare a Dune di David Lynch, praticamente a fine carriera, cioè veramente una carriera incredibilmente variegata. Ragazzi, siamo arrivati al podio. Il podio, io credo che sia, come dire, scritto. Adesso lo vediamo, è scritto perché, allora, si può essere d'accordo secondo me sul primo o sul secondo posto, ecco, eventualmente. Il terzo secondo me è assegnato necessariamente a questa signora qua, Claudia Cardinale, numero 3 della nostra classifica. Anche lei un'attrice che ha costruito una carriera, due carriere in Italia, alla quale, perché sta al terzo posto? Perché nessuno deve dire che film ha fatto lei, lo sanno tutti, esatto. Tutti, perché esatto. Tale è l'importanza di quei film, da C'era una volta il West, al Gattopardo, a Bello un essere migrato Australia, troppi li potremmo citare, ha lavorato con Herzog, ha fatto sì. Scarrato, cioè sì. È un'attrice che non ha bisogno di alcuna presentazione, sta nel podio naturalmente, perché sì. I film che ha fatto sono leggendari, punto, sì. E lei è leggendaria, direi questo. Ragazzi, siamo ai primi due, vediamo se li indovinate, scriveteci che cosa ne pensate. Se una non è al numero 2, l'altra è al numero 1, evidentemente. Per questa classifica abbiamo deciso di tenere, nonostante tutto, al numero 2 Anna Magnani. Al numero 2, quindi appena, lì, appena sotto. Io qui dico che forse avrei invertito e non dico niente, però ragazzi, a parte tutto, la divina della romanità e non solo non poteva non esserci. Allora, questa è una donna, un'attrice che è stata definita in molti modi. Io ve ne dico solo uno da parte di Mary Streep. Mary Streep ha detto di lei la dea, o lei che metteva talmente intensità in tutti i suoi ruoli da scoppiare. Ecco Anna Magnani, nelle parole di un'altra grande attrice come Mary Streep. Ragazzi, intanto che io cambio la miniatura e vado a insomma ad annunciare il numero 1, scrivete anche se avrete magari già cominciato, insomma secondo me fate un po' il conto, non è che ne rimangano molte altre che possano a questo punto sì, onestamente infatti. Occupare il numero 1, però provateci, magari alcuni di voi, che ne so, adesso dico una cosa proprio per inorridire, magari c'è qualcuno che ci scrive al numero 1 ci sarà Monica Bellucci, dico una cosa, no, dico una cosa, oh, per carità, con il rispetto per tutti, però ce ne sono tante di opzioni, però ecco il numero 1 della classifica femminile, l'eterna, geniale, camaleontica, densa, elettrica, Monica Vitti. Allora, qui dico che anche qui due carriere. La ragazza con la pistola è diventata la musa dell'ermetismo di Antonioni. Esatto. Questa donna, nella sua carriera, ha fatto dei voli, come posso dire, delle circonvoluzioni impensate. Poteva essere una donna che faceva ridere a crepapelle facendo modesty plays, piuttosto che appunto la ragazza provinciale che va a Londra e non riesce a integrarsi, come l'intellettuale complessata e malata di depressione nell'avventura di Antonioni. A pochi rivali, io forse avrei invertito per una questione mia di regionalismo, anche perché vabbè, io Anna l'amo alla follia, però Monica ci doveva stare tra le prime tre, perché comunque disse una cosa incredibile, mi fa un po' ridere, disse: io andai a fare il provino per diventare attrice, però gli disse o lo passo o mi butto sotto un autobus, perché per lei non c'era altra soluzione, o faceva quello o c'era nulla, quindi pensa quanto voleva diventare attrice. Devo dire che è difficile effettivamente definire questo podio, però effettivamente vediamo un po'. Infatti ragazzi, ovviamente saranno gradite anche tutte le opinioni che ci manderete per messaggio dopo sul video, non ovviamente necessariamente quelle che avremo in diretta con noi durante premiere, però ecco. Ovviamente abbiamo fatto questa sera una puntata un pochettino più lunga del solito, ma non ci sembrava, onestamente, non ci sembrava giusto, come dire, presentare una classifica solo, come al solito, degli attori uomini. Era necessario fare almeno, e non era secondo me neanche possibile fare un 10-10, perché già si sta veramente stretti in 20-20, per cui voglio dire, bene, adesso andiamo ai saluti. Se vi piace, se vi è piaciuto quello che abbiamo fatto, ovviamente mettete un like, seguite il canale come al solito per Cinepatia e per tutte le altre cose della Botteguccia, e ovviamente adesso vedremo se organizzare una serata in cui tratteremo gli attori esteri, perché ho la sensazione che sia un pochettino necessario fare qualcosa del genere dopo averlo fatto per gli italiani. Se vi è piaciuto questo format fateci anche sapere, perché sembra essere un argomento banale la classifica, ma in realtà scuote la discussione. Quindi, le fanno perché, per molti motivi, poi magari li sveleremo. Esatto, esattamente. Va bene ragazzi, io ringrazio Alessandro come al solito per essere stato con voi. Grazie mille veramente della pazienza, di tutto, della fatica. Oggi è stata faticosa fare questa puntata, ma ce l'abbiamo fatta. Ti ringrazio veramente per tutto, e ringrazio tutti i nostri amici, e ci vediamo come al solito alle puntate speciali. Ci vediamo poi giovedì con la Botteguccia dei Sigilli e con tutte le vostre partecipazioni, commenti. Mi raccomando, entrate in tutti i canali Crack Par, siete i benvenuti. Io vi auguro una buona nottata da Cinepatia, il cinema che non si può vedere. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao.